martedì 18 ottobre sta per partire un nuovo Italia BTJ on the road, questa volta direzione Verona, Jiu-Jitsu Club. Allora, questa volta la partenza è in solitario senza Simo e Gabe. Treno in partenza per le 7:20. Sono svegliato prestissimo. Pilota d'eccezione questa volta, speriamo di non perdere il treno, vai. Allora, a causa di un ritardo causato dal maltempo, arrivo a Verona in sostanza con quasi 2 ore di ritardo. Finalmente ci siamo. Eccone uno. Allora, oggi, in vista anche di domani, vediamo anche come strangolare quando voi siete sotto. Prendete le maniche, portate prima il corpo, per esempio io porto il corpo di Alessia a destra e io mi sposto a sinistra e poi torno lì. Vedete che Alessia non si spalma per terra come la Nutella, resta così, ok? E questo è il primo esercizio che facciamo oggi. Sta per partire la musica che... no, questa non si fa dire. Adesso che lezione c'è? Corso base, bianco e blu, esclusivamente dedicato alle cinture bianche e cinture blu, quindi tecniche base, è un'ora solo tecnica, dove si studiano i principi, le posizioni, un po' le strategie, e senza lo sparring. Per lo sparring ci saranno le classi intermedie, e dedicate a tutte le cinture. Solitamente nel corso base una cintura bianca deve fare circa una trentina di ore prima di poter accedere alle classi dove si fa sparring, perché si deve fare comunque un'infarinatura e anche per evitare insomma infortuni o di farsi male, e dopodiché può tranquillamente iniziare l'approccio con lo sparring, chiaramente guidato, con aiuto anche oltre che degli insegnanti, dei più graduati, e basta. Questa è la classe base. Come fate a tenere conto delle ore? Abbiamo un'applicazione con cui ci si prenota le lezioni, e quindi attraverso quella noi periodicamente facciamo il punteggio delle ore, e quindi verifichiamo quando uno può accedere alle altre classi e anche quando uno può accedere agli esami per il passaggio di cintura. Cominciamo con il riscaldamento. Il riscaldamento lo fa Alessia. Alessia, fai con il riscaldamento. Va bene. Allora, vediamo dei passaggi di guardia. Questi sono passaggi di guardia che voi dovete sapere come l'Ave Maria, anche se so che alcuni di voi non sono credenti, ok? Però dovete saperli bene. Io vi faccio vedere che parto da questa posizione, poi non partiremo da questa posizione, è per contestualizzarvi. Cioè, come arriviamo a questi passaggi? La maggior parte delle volte
avviene questo avvicinamento da due situazioni. La prima, voi siete in una guardia chiusa e aprite la guardia chiusa, quindi aprite la guardia chiusa, salite e cominciate a passare, oppure un altro modo è che il vostro avversario è in una guardia, voi aprite e state in questa posizione. Questa posizione che è fondamentale per quando cominciate a fare a passare il jiu-jitsu dentro le gambe del vostro opponente. Cioè, non dovete stare col culo alto, la testa bassa, altrimenti lui vi rompe la postura. Dovete stare col culo basso e coi gomiti in connessione con le ginocchia. Facendo questo, vedete che io, muovendo il mio corpo, gestisco le sue gambe. Come è strutturata una lezione di questo genere? Allora, sostanzialmente si lavora prima sulle posizioni in base, chiaramente c'è un programma che va in modo periodico, ad esempio la guardia chiusa, per esempio la guardia aperta. Si lavora prima sulla posizione base, cioè su come si tiene, cosa fare, cosa non fare, poi da lì si sviluppa tutto la tecnica e passaggi di guardia, ad esempio, questo abbiamo fatto la cultura della guardia chiusa, sempre con un componente collaborativo. Poi però si aggiunge sempre qualche esercizio in cui l'opponente diventa un po' meno collaborativo, non a livello di sparring, però per fare in modo che lui impari anche a gestire meglio la posizione e il passaggio anche con una leggera difficoltà. Io non posso permettermi di stare due, se lui può fare l'uscita di bacino, mi spinge, si trova lo spazio dove vuole, perché sono statico e non sto portando bene il peso. Questo cosa mi permette di fare? Che se lui fa un'uscita di bacino, io lo seguo, ne può fare quante ne vuole. E non sto facendo forza, non sto correndo. Per chi c'è, ci vediamo domani mattina, altrimenti la settimana prossima. Il jiu-jitsu ci ha aperto tanto la mente, perché ci ha fatto anche viaggiare tanto, perché quando facevamo le gare viaggiavamo, conoscevamo persone. No, questo la voglio dire perché... Voi dovete sempre evitare che lui riesca a chiudere con un ishii, ok? Se la metto qua lui chiude quando vuole. Quando io la metto là di lato, ho sempre questo controllo. Ah, quindi adesso sei tu in smonto del turno. Esattamente. E quindi... E quindi non si può. Poi... Guardo. No, mi guardo perché comunque Luca è, nonostante abbia dei gusti discutibili da musicale, è molto bravo a insegnare, quindi acquisisco sempre dei nuovi dettagli. Io cosa faccio? Vivo, scendo con l'altra, quando sento che lui inizia a muovere, mantengo le prese e lo seguo, mi sto addosso, vedete? A un certo punto blocco questo lato, lui continuerà a muovere. Comunque faccio adesso, chiudo gli spazi e sto andando. Ok. Franci, devi portare pressione, non la devi togliere. Se la togli lei recupera. Olo, Gardini ha detto che la musica, se puoi alzarla, perché voleva sentire l'ultimo pezzo. Un po' la metto a bomba così non sento parlare. Indicando alla scrittura tantissimo, però mercoledì mi sono preso ferie e vado in montagna. Ma possiamo fare un'anticipazione sui prossimi libri? Uno parlerà di jiu-jitsu e l'altro parlerà del mi piace? Allora, uno parlerà di jiu-jitsu della seconda generazione, della seconda decade, diciamo, del jiu-jitsu in Italia, e questo ultimo che sto per finire invece è una storia d'amore. Che non si può dire? Perché non so neanche il finale, ci tolgo, perché è in divenire. E il terzo, quello quando saremo in pensione? Mi piace il tuo lavoro? Mi piace il tuo lavoro. Non fate mai l'errore che a volte succede, sono arrivato di là, mollo le prese per, tra virgolette, lanciarmi
in 100 kg. E ripeto, se uno non è esperto a far guardia, se uno non ha tanta esperienza a far guardia, a recuperare, probabilmente ci riuscite. Il problema è quando uno, cioè non deve essere un fenomeno a far guardia, basta che abbia capito bene le uscite di bacino e vi frega ogni volta. Ok, io quegli spazi lì li devo chiudere sempre, sempre, sempre. Qualcuno dice, no, ma tanto quello non conta. Ma come non conta? Io come sai di che non conta senza kimono o conta più uno o l'altro? Comunque, Marco, le competizioni sono una cosa su cui io non capisco mai, ne parliamo spesso di lui, il troppo discuterne, perché le competizioni hanno un unico metro di misura che è la matematica, cioè quanto hai vinto, esatto. Cioè quanto, sì. Io mi ricordo quando facevo le gare. Questa nuova puntata dell'IBJJ On The Road termina qui, siamo venuti nel Jiu Jitsu Club, questa è stata una puntata molto importante perché celebra i 15 anni di attività di questa grande realtà a Verona. La prossima puntata sarà verso il nord, Milano, seguiteci. Se desiderate ricevere la nostra visita o siete interessati a un Jiu Jitsu On The Road, non esitate a contattarci. Quindi giorno 2, ormai siamo addirittura d'arrivo. E dove stiamo andando adesso, Francesco? Stiamo andando in un'altra palestra che è sempre del nostro allievo, che è molto grande, e in cui faremo un allenamento dei bambini della nostra palestra più quelli di Paolo, che è un altro nostro allievo che ha aperto un'altra palestra. Ok, quindi quella cosa che mi raccontavi ieri. Sì, 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 sì. Quindi di fatto questo nostro incontro finisce qui. Alla prossima. Per il momento. Adesso siamo veramente addirittura d'arrivo, passo da una macchina all'altra tra Gardini e Profeta, stiamo andando in stazione, è tempo di tornare a casa, cose che non dimenticherò, l'acqua, che anche adesso vedete piove in una maniera che non finisce mai, poi sempre quando dobbiamo uscire, dobbiamo fare qualcosa, e soprattutto il bar, quando ci hanno detto... Questo è il tavolo, il conto dei boni. E poi, grazie. E poi grazie Jiu Jitsu Club. Alla prossima. Ciao. Grazie.